Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi sono qui a parlare della nuova connessione internet Eolo. Come non poteva non mancare una recensione su questo tipo di connessione. Come vedete, questa è una parte dell'antenna. In pratica ho voluto fare questo perché mi sto specializzando anche in questo. Sì, fra un po' dovrò andare a fare il corso per poter installare questo tipo di antenna. Per adesso sto collaborando con LBC Service, una ditta in cui io collaboro, vado ad aiutare a fare le installazioni e andrò i primi periodi a vedere come si fanno le installazioni e soprattutto vedere se questa linea è ancora buona, funziona bene. Io già ne ho altre di cui faccio le installazioni, però siccome mi è piaciuto questo brand e come lavorano e soprattutto il suo funzionamento, ho deciso di farvi intanto un video per spiegarvi quale qualità e quali vantaggi ha questo tipo di connessione, e poi farò anche un video dedicato appena faremo le prime installazioni, appena saremo abilitati, e ve le porterò sicuramente sul canale. Quindi non mi resta che parlarvi un po' di Eolo. Allora, Eolo, prima cosa, come funziona Eolo? Eolo principalmente funziona nelle zone dove internet non ci arriva, dove la fibra ottica è ancora un'utopia, ma soprattutto questo tipo di connessione può arrivare su zone disperse dove la connessione non ci arriverà mai. Che significa questo? Noi possiamo attraverso il sito andare a vedere se c'è la copertura, perché Eolo come funziona? Funziona che ha dei ripetitori sparsi in molte parti dell'Italia, ce ne sono molti, tanti, di preciso non ne so quanti ne sono. Andiamo adesso a capire com'è un po' l'installazione. In pratica l'installazione funziona così: bisogna mettere questa antenna all'esterno della vostra casa, che andrà puntata al ripetitore direttamente, e poi da questa antenna arriverà un cavo dentro casa, dove vi arriverà il cavo, che questo cavo poi andrà attaccato a un router access point. In questo caso potete scegliere sia voi che quello di Eolo. Io vi consiglio di prendere quello di Eolo, si paga qualcosina in più, ma prima cosa è molto performante, vi dà il Fritz Box, e soprattutto perché vi dico questo? Perché prende loro? Perché attraverso il loro router loro riescono a controllare la loro linea. Quindi se voi avete dei servizi e se avete il loro access point, quello dedicato di Eolo, possono entrare direttamente dentro la vostra antenna a fare tutte le modifiche. Se il router che non funziona, ve lo può controllare direttamente Eolo, e questo è un reale vantaggio. Io vi consiglio, è molto molto ottimale. Poi lo testerò. Io già l'ho testato a casa di vari clienti che hanno già montato Eolo. L'ho provato e devo dire che funziona molto bene. Non mi state a dire: ma guarda, io a casa mia non funziona perché sto perdendo la connessione. È vero, in alcune zone stanno diventando un po' saturi, infatti stanno facendo dei lavori per ampliare il tipo di connessione, e soprattutto io attraverso l'applicazione, io che diventerò installatore, attraverso l'applicazione riuscirò a vedere se
il ripetitore funziona, se ci sono dei problemi, ma sicuramente mi arriveranno anche messaggi che mi diranno: guarda Andrea, non funziona lì, c'è un problema, e tutto quanto il resto. Quindi devo dire che è un'organizzazione molto fatta bene a 360 gradi, e soprattutto in questo periodo, io siccome già ho lavorato con altri operatori di internet e non vi sto qui a raccontare cosa di tutto e di più, lasciamo perdere, e ho voluto scegliere Eolo proprio per questo motivo, perché ci sono parti, zone in cui la connessione deve arrivare a casa del cliente, con Eolo ci arriva e deve essere soprattutto monitorata. Se io vado a montare un'antenna a un cliente e il cliente mi chiama dopo una settimana che non funziona più, c'è qualcosa che non va soprattutto, e se provano a chiamare un centro assistenza è un casino. Invece, da come ho visto, mi sono informato, Eolo è molto performante soprattutto in questo senso, e proprio per questo dovrò fare il corso per poi diventare un tecnico proprio loro. E per adesso mi appoggio alla ditta LBC, perché loro già sono dei installatori autorizzati, ma andiamo avanti. Allora, i prezzi partono da 26 euro in avanti in su, poi ci sono dei pacchetti, e in pratica questi pacchetti sono, ve li leggo perché non me li ricordo. Allora, ci sono Eolo più intrattenimento, dove hai streaming, gaming, c'è DAZN, una TV e soprattutto l'IP statico pubblico. Che significa questo? Significa che hai l'IP statico pubblico che puoi usare benissimo per chi ha le telecamere, per chi ha un IVR, per chi ha un impianto domotico. È una cosa molto utile, perché hai un impianto, in pratica all'indirizzo IP, e puoi accedere dentro alla tua casa attraverso questo indirizzo IP. Poi c'è un altro tipo di pacchetto che si chiama Eolo Studio più il lavoro. Vabbè, ti dà sempre l'ultra velocità, se è possibile puoi anche arrivare fino a 100 mega sia l'uno che l'altro. Vi ricordo che queste cose sono in pro, quindi potete provarli tranquillamente. Hai anche il router, come vi ho detto, pagando un po' di più ci sono queste cose. Poi c'è anche il pacchetto sicurezza. Poi, a seconda del tipo di ripetitore che avete lì in zona, io non vi voglio dire vi arriva la 100 mega lì sicure cose. Bisogna vedere prima di tutto la copertura, la potete andare a vedere sul sito. Se siete delle mie zone mi potete contattare direttamente a me. Dopo cercherò di farvi vedere se è possibile fare la connessione di Eolo. Per il momento non vengo io, verrà un altro installatore, anzi io verrò insieme a lui, così gli do anche una mano. Ah, soprattutto questo, hai la possibilità di collegarlo con SkyQ e funziona perfettamente, l'ho già provato con altri clienti, e soprattutto con il decoder Fritzbox sicuramente avrai una connessione molto più stabile. Dico un po' in generale, vi dico che è una connessione buona, l'ho testata, è vero in alcune parti può dare qualche problemino, ma lo stanno risolvendo da quello che ho capito, e soprattutto sono molto veloci per tutti questi tipi di problemi. Infatti io ho scelto questo tipo di azienda, ho scelto di collaborare, adesso siamo agli inizi, però io intanto sono andato a vedere come funzionava, perché prima mi voglio informare bene di come funziona l'azienda. E da quello che ho visto lavora molto bene, e per questa cosa ho deciso di sceglierla. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se avete informazioni a riguardo scrivetemi, metti un commento, lascia un like e soprattutto iscriviti al canale, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale.